Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme una ricetta davvero facilissima, la torta 12 cucchiai, una torta che ha bisogno soltanto di un cucchiaio per dosare gli ingredienti, che per questo è perfetta se avete voglia di pasticciare in cucina con i bambini. Io ad esempio la preparo spesso insieme ai miei figli e li vedrete infatti cucinare insieme a me proprio in questo video. In questo caso io ho aromatizzato la torta semplicemente con della scorza d'arancia, però potete utilizzare della scorza di limone, delle gocce di cioccolato o l'aroma che più preferite. Dai, iniziamo a prepararla! Iniziamo la preparazione aggiungendo due uova a temperatura ambiente all'interno di una ciotola. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao, io sono Kevin. Ora aggiungiamo 12 cucchiai di zucchero un po' più pieni dei miei. Io invece sono Julie e ora aggiungo 12 cucchiai di latte. Con la mamma ora aggiungo 12 cucchiai di olio di semi. Amalgamiamo ora tutti gli ingredienti con una frusta. Aggiungo ora 12 cucchiai di farina. Ora mettiamo una bustina di lievito per dolci. Mescoliamo per incorporare bene il lievito. Proprio così. Ed infine aggiungiamo della scorza di arancia grattugiata. Dovremo ottenere questo risultato. Versiamo ora il composto all'interno di una tortiera imburrata e infarinata. Ora la mamma ha messo la torta in forno a 180 gradi statico per 40 minuti. Eccola qui, la nostra torta a 12 cucchiai appena sfornata, facilissima da preparare. Vi lascio ora il riepilogo degli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.